Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, questo video di oggi parlerà di modellismo. Allora, già avrete visto sicuramente lo short del prossimamente. Eccolo qui, è arrivato il prossimamente. Eccolo. Allora, prima di iniziare vi chiedo sempre di iscrivervi al canale, mettere un bel pollice in su, attivate la campanella così non vi perdete i prossimi video. Commentate, aiutateci, dateci consigli, ecco, per dire un ragazzo ci dava i consigli, un ragazzo, un uomo, insomma, non lo so, scusa, e ci dava i consigli su come inquadrare, su come fare le riprese, quindi dateci consigli se vi può piacere anche questa nuova postazione, se c'è la luce adeguata, quindi insomma, accettiamo tutto, con gentilezza ed educazione accettiamo tutto, insomma. Va bene, quindi io Esatto. direi di iniziare con la Formula 1. Ok, questo qui è la McLaren di Ayrton Senna. Ayrton Senna, oddio, scusate. Non fa niente. Allora, vediamo un pochino di che cosa parla il giornale. Allora, innanzitutto ci sono tutte le foto delle gare che ha fatto la macchina Ayrton Senna con la McLaren, giusto? O con altre Alcune macchine? delle gare. O con altre macchine, non solo la No, McLaren. solo con Questo è questa. solo con questa, giusto? Ecco, no, no, non vorrei fare altre gaffe, insomma. Quindi, allora, questa qui sarebbe la Suzuka, la pole, l'errore, poi il trionfo. Allora, una delle rare partenze sbagliate da Senna si concretizzò al via della gara giapponese di Suzuka, gara decisiva per l'assegnazione del titolo. Con un Prost al comando, inseguito da Unberger e Capelli, Ayrton venne risucchiato dal gruppo dopo una prodigiosa rimonta e un enorme dispendio di energie fisiche e nervose. Il brasiliano riuscì a riportarsi al comando. Quindi, insomma, diciamo che ci ha avuto un po' di problemi con la partenza. Non so se l'avete capito anche voi. E quindi l'importante è che poi è riuscito a vincerla. Quindi l'importante è poi recuperare e lui ha recuperato alla grande. Esatto. Quindi, allora qui parla anche del motore, di come è fatto. Allora, ci sta il motore che è un'Honda RA 1600, oddio, mi, no, 168, scusate, ma io sto leggendo all'incontrario, quindi cioè, vedo numeri e parole all'incontrario, quindi mi resta un po' più complicato. Poi ci sta la potenza massima, quindi sono 640 cavalli. E poi che cos'altro abbiamo? La distribuzione, le quattro valvole per cilindro, l'alimentazione, come è fatta, e iniezioni, vabbè, tutte queste cose qui, insomma, che poi voi qui potete dare un'occhiata da voi. Quindi giriamo prossimamente. Vediamo, qui sto a vedere sempre un pochino di foto. Qui il festeggiamento al podio che ha vinto. Poi vediamo qui un bel poster. Che poi sarebbe questa macchina. Eh Sì. sì, sarebbe proprio lei. Anche se devo dire che i colori sono un po' diversi, perché questa è un po' più un arancio fluo, un corallo. Questa è più sul rosso, eh. E va bene, poi vediamo bene il modellino da ravvicino e vediamo bene proprio i difetti, i colori, le cose. Infatti, poi riprenderò il poster e mettiamo a confronto. Anche perché questa collezione, cari miei, appunto, chi la fa lo sa quanto costa, chi non lo sa, costa 25,90 euro a macchinetta. Quindi deve essere perfetta. Insomma, non è che ta regala sta cosa. Quindi se non deve essere perfetta, beh, ci dobbiamo avvicinare molto alla perfezione per 25,90 euro a macchinetta. Comunque, ritorniamo giù. Qui ci sono le altre macchine, come potete vedere, una Camel, un'altra Marlboro che sarebbe sempre a McLaren. E poi ci sta questa nera che non la leggo bene, sarebbe un De'Longhi, Una una Renault. Renault De'Longhi. Poi che ci sta? Poi ci sta il campione in testa alla gara, sempre lui, perché logicamente questo qui parla
di Ayrton Senna con la McLaren, quindi giustamente chi deve vincere se non lui? Altrimenti stiamo partendo male, come la partenza di Suzuka. E poi diciamo che qui far vedere anche la prossima uscita, che sarebbe la Ferrari di Sebastian Vettel del 2017, perché c'è sta anche l'anno, giustamente, non è che te dice solo la Ferrari, sì, ma di che anno? E quindi, che cosa vuoi far vedere? Qui c'è. Che c'è? Il nome Ayrton Senna. Ayrton, amore. Ayrton, è uguale, io cambio tutto. Nato a? San Paolo, Brasile. Perfetto. In data di nascita? 21 marzo 1960. Perfetto. Poi, data di? Morte. È morto? Cioè, che non lo sapevi? Ah, no, non lo sapevo, mi mancava. È morto il 1 maggio 1994. Ah, ha 34 anni, ammazza, giovanissimo, età mia, vabbè. Poraccio, sì, è stato un incidente, sì. Tre volte campione del mondo nell'88, nel 90 e nel 91. Gran premi disputati 162, vittorie 41. Beh, nella sua piccola carriera, insomma, diciamo che è andato abbastanza bene. Sì, diciamo, lo considero come uno dei più forti, cioè dei più grandi piloti della Formula 1, insomma, va bene. Hai visto? Un po' come... Qual è quel pilota che mi piace tanto a me, che non mi ricordo il nome, che ci hanno fatto il film? Aiutami. Niki Lauda. Bravissimo. Un po' come lui. Insomma, un po' di più forse. Lui è più forte. Lui è più forte? Davvero? Sì. Mm. Vabbè, perché a me Lauda mi piace... Io ho visto il film, quindi mi piace, se è così come nel film, la determinazione che ha avuto dopo l'incidente, come si è ripreso, come tutto. Va bene, comunque, non ci perdiamo in chiacchiere, in ciance, in bance. Allora, io direi, facciamo così. Mi metto anche il guantino. Guardate, opla. Mi metto... lo so. Perché ti metti il guanto? È più bello... Sicuramente è più bella la tua mano. Con la mia mano? Sicuramente. Mi metto il guantino per maneggiare la bimba. Oddio, però così mi scivola, lo sai? Così, cioè, rischia la morte questa bimba. Allora, io direi, mettiamo a confronto un attimo i colori. Scusami, mo io capisco che questo è un fattore reale, questo è cartaceo, quello che ti pare. Però ci sono delle... differenze. Allora, innanzitutto il colore, come vi dicevo, questo è molto rosso, questo è più su un corallo e credo che dal vivo sia più un rosso, non questo bel fluo corallo. Sì, è diverso il colore, sì. Poi, se dobbiamo guardare qualche imperfezione, io direi i specchietti. Questo è più piegato e questo sta più verso l'esterno. Sì. Correggimi se sbaglio. Sì. Poi sono sincera, non mi sembra di vedere altro, eh? La verniciatura com'è? Come ti sembra? Allora, la verniciatura qui è entrata un po' più dentro, qui su questo alettone. Aspetta, ma te lo faccio vedere. Tanto vedi bene tutto il laterale. Che poi... Ma che c'ha qui? La bandiera del Brasile? Ma non so se sta pure... Sì, perché lui è brasiliano. Vero? Sì, sì, pilota brasiliano. Sì. Vediamo se riesco a mettere a fuoco... Ecco, bravo, sì. No, non si va. Ecco, adesso sì, ecco, si vede la bandiera Brasile e il nome Senna sotto Boss. Poi ragazzi, se volete, guardami un attimo a me, se lo volete vedere bene a fuoco, va, comprate, va, vedete come vi pare, a tu per tu, dal vivo, tutta un'altra cosa. Comunque, detto ciò, allora, l'alettone mi sembra giusto, mi sembra dritto. Sì, mi sembra dritto. Qui? Perché diciamo queste, diciamo, le ali sono quelle un po' più... Scusa, questo non è l'alettone? Sì, si chiama anche ala. Diciamo, ok. Diciamo. Vabbè, detto ciò, guarda un po' qui la verniciatura, questa qua sopra. Vedi, questa qui è più interna, questa rimane più esterna. Ah, qua sul bordo dici? Sì, 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 qua. Vediamo. Sì, un pochino sì. E poi anche qui c'è una puntina che è saltato tipo il colore, insomma, cioè qua dove c'è l'1.8, vedi, c'è proprio un puntino qua. Ah, qui ancora, ragazzi, vedete, faccio vedere col dito, fai vedere col dito, no? Qui
proprio dove sta il lunotto, e ci sta, vabbè, questo bordino. Comunque le ruote si muovono, come potete vedere, e come potete vedere io mi sto perdendo anche i guanti perché non è la mia misura. Poi, perché ti sei messa i guanti? Spiega. Mi sono messa i guanti per non lasciare tracce e impronte e graffiarlo con le mie unghiette amate e dorate. Non dorate le unghie perché sono fucsia, ma adorate. Poi qui, come potete vedere, c'è scritto proprio la macchina, il modello, il pilota e l'anno. Difatti, in teoria, il piedistallo si può lasciare o si può togliere a piacimento, perché qui sotto ci sono le viti. Però io direi che è proprio bello. Dovremmo comprare pure una teca che non abbiamo, perché come viene... Sì, viene messo dentro qui. Dentro sta plastica brutta. E il cartonato sotto. Però io direi che è molto bello tenerlo sul piedistallo anziché toglierlo, perché appunto comunque narra la storia della macchina. Vabbè, comunque diciamo il nome della macchina, il pilota e l'anno. Esatto, comunque visto dentro qua che ci sta i dettagli, non so se riescono bene a vedere, aspetta, ci sono innanzitutto le cinture sul sedile, sì. Poi ci sta il volante, ci sta la maniglia per aprire lo sportello? La porta. Ma non si apre la porta, vero? Perché si infilano dentro. Vero, perché se toglie... Ma che c'è lo sportello? No, se toglie il volante, loro si infilano e si mettono al volante. Per questo pesano 20 kg. Perché altrimenti ne entrano. No, e allora qui ci sta un altro comando, insomma. Ho fatto una biondata, lo so, ragazzi. Ma magari se lo freno a mano. Il freno a mano sullo sportello? Dici... Non lo so, sicura. Vediamo adesso gli adesivi. Allora, gli adesivi, ci sta l'ascello, poi vabbè, l'onda, intanto ve lo dico e ve lo faccio poi vedere. Poi ci sta Goodyear, che sarebbe tipo la scarpa, mi sa, e Boss, Hugo Boss, quindi. Allora, come potete vedere, qui è l'ascello. Poi davanti ci sta sempre Goodyear, che credo che sia la cosa della scarpa, almeno mi ricorda. Dove? Goodyear. Sì, vedi. Ecco perché dovevo vedere prima, perché altrimenti come descrivo... Poi qui a fianco, appunto dove ci sta la bandiera del Brasile, c'è Hugo Boss, credo che sia il profumo. Vediamo sulle pance l'adesivo. È sempre Shell. Poi, vabbè, dietro qui ci sta l'Honda, il 12 che è il numero del... Non mi ricordo più come si chiama. Ayrton Senna. Di chi stiamo parlando? Sì. Vabbè, in generale, diciamo, per sembra fatta abbastanza bene, ragazzi. Sì, a parte qualche piccolo... Non ha dei difetti così evidenti, diciamo, giusto gli specchietti, insomma, non sono stati incollati dritti. Però, diciamo, per il resto è accettabile. È accettabile. Calcola che ci sono dei modellini che costano... Però pure quei, 300 euro. Però quei modellini che costano 300 euro non credo che si comprano al giornalaio in collezione così. Ecco. E questo qua che tu fai una collezione dal giornalaio, che quindi io vado al giornalaio a comprarmelo, voglio dire, è 25,90 euro. Porca la 24,90. Ho fregato un euro. 24,90, quindi sono 25 euro. Comunque mi fanno due uscite al mese, quindi sono 50 euro. Ma come minimo, ma devi far perfetta la macchina. Se non è perfetta, ma ci si deve proprio avvicinare. Posso accettare lo specchietto un po' piegato, ma due parti di verniciature mi pare pure un po' troppo. Comunque proseguiremo ad andare avanti con le altre macchine. Anche se c'è da dire che purtroppo alcune macchine non ce l'abbiamo e non sappiamo neanche se riusciremo mai a rintracciarle, perché... siamo partiti tardi con questa collezione, quindi era già avanzata già da un anno, mi sembra, un anno, insomma, un po', sì. 6 mesi prima, una roba del genere. No, io penso un anno, perché 6 mesi prima puoi rintracciare qualcosa, ma un anno già te le perdi. E quindi alcune uscite ce le siamo proprio perse. Abbiamo cercato appunto del nostro edicolante di fiducia se poteva rimediarle, insomma, infatti ha detto che cercherà di fare il possibile. E quindi niente, mo abbiamo, per dirti, che ne so, passiamo da l'1, il 2 al 7, così gli altri numeri non ci sono e dobbiamo rintracciare, o dobbiamo aspettare magari che ripropongono l'uscita, che alcune volte
le ripropongono, quindi per il momento è ancora in atto, quindi non credo che sarà una cosa dall'oggi al domani. Comunque, se vi è piaciuto questo video con me che non so di che cosa sto parlando, perché si vede proprio che sono fuori luogo, perché non si parla di shopping, di unghie e di capelli, quindi non so di cosa stiamo parlando. È stata bravissima. Quindi se vi è piaciuto commentate, e così facciamo le altre uscite appunto con la Formula 1, magari stavolta con mio marito qua a fianco è un'altra cosa, insomma. Oppure se vi sono piaciuta da sola e mio marito che sta fuori campo, facciamo lo stesso. Voi commentate, scrivete, dateci una mano e noi qualche cosa tiriamo fuori. Quindi io direi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mettete un bel pollice all'insù, commentate, commentate e commentate, sempre con educazione però. Quindi vi salutiamo, alla prossima, ciao!